Oddio! È qui! È l'intruso, è di nuovo l'intruso! Dov'è? Non lo so, è fuori dalla porta. Porta. Infatti, è fuori dalla porta. Infatti, eccolo là, è fuori dalla porta. Cosa è facciamo? Fermo. È sparito appena si è chiusa la porta. E raga, io però Lion! Cosa c'è? Cosa c'è? No, ce l'hai cambiato, adesso c'è la faccia dell'intruso. Oddio, oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mi vedo. Per un attimo io ho avuto cecità, io vedevo male, io vedevo pochissimo. Non so cos'è successo, cioè lui mi ha guardato, mi è cambiata la maschera, però è la stessa Possessive Mask SCP-035-U, uguale il nome, uguale l'item, uguale, però io in faccia adesso ho la faccia dell'intruso. Porca miseria. Com'è possibile? Credo che in qualche modo la maschera si sia adattata alla forma di quello che stava vedendo. Cioè io ero davanti a lui e lui è riuscito a trasformare la maschera nella faccia. Sì, ma io adesso sto andando in giro con la faccia dell'intruso, raga. Cioè sta cosa, cosa facciamo adesso? Non lo so, ma è peggio di prima. Cioè se prima era una maschera generica malvagia che poteva manipolare la mia mente, che già non era buono, adesso è peggio. Adesso è la maschera con la faccia di quel mostro, quel mostro schifoso che ci sta creando problemi da mesi, da forse più di un anno. E io non voglio avere la sua faccia. Dobbiamo toglierla. Se è lui adesso che può controllare me, cioè potrebbe essere peggio. Non molto credo, peggio. Spero veramente di no. Raga, dobbiamo andare a vedere l'SCP di oggi. Non è che possiamo rimanere qua fermi, va bene? Quindi sì, aspettate, però fai attenzione perché comunque potresti essere ancora sotto l'influenza della maschera. Allora, calmi tutti. C'è lo Shy Guy gigante. È lì dentro. È nel cunicolo, ok? Laggiù lo vedete? In fondo. Ecco, in mezzo alle liane. Però io sto vedendo un paio di cose. Allora, qua sotto è tutto franato. Cioè, se. Fermo, Cico, per carità! Oh, stai paura. Allora, qua c'è tutta questa roba franata. Lui può risalire. Lì c'è tutta la ghiaia. Vedete che non era così, sì, qua. È vero. Guardate, qua è tutto. Cioè, lui può scendere e salire. Ragazzi, che fate? Ho capito, ma è tanto lontano. Cioè, andiamo, venite. Per ora lui è lontano, però qua bisognerà fare qualcosa perché il cratere si sta palesemente modificando per farlo uscire. O è lui che secondo in qualche me modo è lui che pian piano lo sta rompendo. Ma perché farlo pian piano potrebbe uscire di violenza, distruggerci tutti? Cioè, qual è il senso anche per lui di questa cosa? Ascoltate, io però voi tenetemi d'occhio, ok? Certo. Se vedete certo, che in qualche modo cambia l'aspetto, oppure io faccio qualcosa di strano, non lo so, voi scappate comunque, perché io sono sicuro che in qualche modo, se adesso ho la faccia dell'intruso, lui è collegato con me, ok? Quindi, sta cosa, guarda, mi serve di lezione. Ah, oddio! Ragazzi, fermi! Allontanatevi da me! C'ho instability, vedi che sto saltando in giro, io non sono io, eh? Non sono io questa roba qua. Ma dobbiamo toglierla quella maschera! Io lo so che dobbiamo toglierla! Ma non si può togliere! Non si può togliere finché lei non decide di lasciarti andare, ok? Quindi praticamente io devo aspettare, c'ho ancora 10 secondi, abbiate pazienza, restate lontani, ok? Ok. Dobbiamo avere pazienza e aspettare finché è possibile aspettare. Se dovesse rivelarsi impossibile aspettare perché io faccio cose cattive verso di voi o qualcosa del genere, voi scappate, oppure dovrete rinchiudermi in qualche posto, non lo so. Cioè, secondo me, la cosa più intelligente che possiamo fare, se succede il peggio, è bloccarmi da qualche parte, chiudermi in una gabbia, ok? Ma poi alla così. Fine è come abbiamo trovato anche la maschera. Qualcuno con le tue sembianze era bloccato da una parte con la maschera. Sì, quello ero io la volta che l'ho indossata la prima volta, capito? Ero proprio io, quindi secondo me sì. L'unica cosa che possiamo fare però è questa: bloccare proprio me da qualche parte. Però adesso no. Cioè questa cosa la facciamo dopo che abbiamo visto l'SCP di oggi, okay. Perché se non altro perché non è che ci possiamo fermare e aspettare che la maschera decida di mollarmi, capito? Sì, noi dobbiamo andare avanti. Una specie di te che ha la faccia dell'intruso non è per niente piacevole. Anna, infatti, se me la potessi questo. Levare me la toglierei. Non posso, quindi è inutile che voi cercate di dire queste cose. Ho capito, mi dispiace. Tenete le torce in mano e venite con me ora. Non va parliamone bene. Più, va bene? Cioè finché non succede niente di male, facciamo finta di niente, facciamo finta che non sia successo nulla. Allora, mi ricordo bene che l'SCP di oggi era esattamente a sinistra dei crateri di lava. I crateri di lava che sono proprio alla nostra destra in questo momento. Quindi, in teoria, dovremmo esserci qui da qualche parte. Dovrebbe essere esattamente questo. Sì, esattamente questo qui che abbiamo davanti agli occhi in questo istante. Ok? Questo qui. Allora, sotto di noi c'è un mare di lava, c'è. Ok, lava. Questa cosa come qua, lava. Sì, questa cosa qua non va tanto bene. Butto un secchio d'acqua. Ed è successo qualcosa mentre ho buttato il secchio d'acqua. È come se. Non lo so, è come se ci fosse stato qualcosa che mi impediva di metterlo. E poi si è spostato, perché quando l'ho versato si è un attimo bloccato. Non riuscivo sicuro. A versarlo, sì. Vabbè, vado giù io, Voi aspettatemi che ancora c'è la lava. Ok, potete scendere tranquillamente okay. tutti, Venite, scendete veloci, così. Dai, non ho idea di dove sia l'SCP. Di ma là dove, vedo guarda. Qualcosa. Dove? È vero! Guarda che posto! C'è tutto un muro gigante, però non si entra da qui. Secondo me si entra da questo cunicolo che c'è qua.
Venite, venite, andiamo. Ci siamo dietro di te, vai. Probabilmente si passa da qua. Tenete le torce in mano, mi raccomando, okay. Attenti, massima attenzione. Non sottovalutate. Te me l'ha fatta apposta, infatti, qua. Quello che stiamo facendo, sì. Eccolo, è qui l'entrata. Che poi quello che stavamo vedendo prima, non sappiamo se è questo o se è un altro, perché ricordiamoci che questa zona è piena di SCP. Infatti, quello ce ne sono sempre di più. Quello là poteva essere quello del bambino che ha fatto cadere i meteoriti e ha fatto i crateri di lava. Perché siamo lì a fianco, Si vedeva quello, infatti. Siamo lì a fianco. Vabbè, entriamo, venite dentro, ok? Venite tutti e due. Ok, perfetto. C'è una scala che porta verso sopra. Io andrei prima nella scala e vediamo che cosa c'è. Fai attenzione. Sì, non c'è niente di male. Potete venire avanti anche voi. Venite. Ok. C'è una finestra grande che dà sul sotto. E sotto si vede qualcosa che luccica. Come se ci fosse una luce che sfarfalla. Vedi, ora si illumina, sì, poi si spegne. Però non si vede assolutamente niente di che cosa sia. È un tipo cubo. Sì, un cubo nero sembra. Sugli scaffali ci sono solamente visori notturni. Perché è molto buia la stanza. Probabilmente c'è qualcosa a che vedere col buio. Io vado al piano di sotto. Venite anche voi perché dobbiamo vedere il cartello. Non abbiamo ancora trovato sopra? No, dobbiamo prima vedere il cartello. Poi dopo te ne vai sopra in postazione di osservazione. Se sei così fifona da non voler entrare. Venite. Okay. Allora, questo è il cartello SCP numero 412. Dall'immagine sembra una moneta. Però secondo me non è una moneta. Anzi, mi sa che io mi ricordo che cos'è questo. Questo qui è uno specchio. E infatti da sopra, se ci pensi, quello era uno specchio. Solo che non si capiva tanto. Non si capiva perché noi troppo lo vedevamo buio. No, da sopra noi lo vedevamo da un'angolazione in cui gli era impossibile riflettere, capito? E se capito. E questa cosa è fatta apposta perché questo specchio è estremamente pericoloso. Cioè, se tu ti rifletti su questo specchio, praticamente, da quel che ricordo, potrei sbagliare, però quel che mi ricordo è che se tu rifletti la tua immagine su questo specchio, tu persona subirai dei cambiamenti. Cioè praticamente è come se lo specchio, il riflesso fosse imperfetto e quindi piano piano cambia te. Cioè invece, capito, invece di sbagliare lo specchio fa sbagliare te. Cioè tu diventi qualcos'altro. Che non genere di modifiche? Aspetta, questo non me lo ricordo. Quindi adesso andiamo a vedere subito 412, SCP numero 412. Eccolo qua. È un SCP molto importante. In teoria però dovrebbe essere safe. Perché sì, ti modifica. Però comunque basta non specchiarsi. Non quindi può muoversi. Esatto. Oddio. Ma che Cico, c'ho aggression. C'ho aggression. Allontanatevi. C'ho aggression. Come aggression? Io non ho fatto niente. Ce l'ho 20 secondi, è la maschera, è la cavolo di maschera, è l'intruso! Porca miseria! Ascoltate, allora, vado avanti con lo specchio, no? Praticamente. Sì, sì. Lo specchio, sia il toccarlo, sia il riflettersi sopra, è necessario per creare una connessione. Quindi quando un quindi devi avvicinarti molto, secondo me. Va bene. Sei connesso, praticamente inizi a volerti specchiare sempre più spesso, sempre più spesso, ok? Ogni giorno sempre di più, sempre di più e sempre di più. Ogni volta che ti specchi, il tuo corpo viene alterato, modificato. Quindi alcune cose sono piccole. Ma modificato come? Alcune cose piccole, tipo una chiazza in viso, ok? Una macchia rossa, per esempio, ok? Un'irritazione. Ma dopo molti giorni, qua nel fascicolo dice 90, circa 90 giorni, quindi su Minecraft non sappiamo quanto sia, ma potrebbero essere sempre 90 molto giorni. Di meno. Puoi modificarti fino a diventare una specie di mostro, quindi la tua bocca diventerà aperta e immobile, come, capito, come uno sbadiglio. Capito. Ok. E avrai un'estensione verso il basso della cassa toracica, quindi come se avessi un corno che ti spunta dal petto, ok? E beh, ci sono. È difficile da immaginare anche questo. Fa schifo, diventi un mostro, ok? Diventi un mostro. Scusa, in che modo una roba del genere è safe? Non lo so, perché ti basta non specchiarti, capito? Esatto, ti basta non specchiarti per evitare il suo effetto. Ascoltate ragazzi, io direi che qua poi dicono anche che gli studi hanno dimostrato che la cavità che ti si crea, questo corno che si crea nel petto, dovrebbe ospitare una forma di vita, cioè dovrebbe essere una specie di tipo alieno. La sacca del canguro, esatto. Cosa orrenda! Ecco, fa schifo tanto, quindi ascoltate, io proverei ad entrare comunque. Entriamo solo, entro per ora solo io, va bene? No, sicuro? Allora, entro io e Cico, però io vado davanti allo specchio, tu Cico rimani qui davanti alla porta sì, e non guardare. Tu Anna invece te ne vai al piano di sopra alla finestra di osservazione. Va bene, così controllo. Ok, va bene, non so che cosa controlli, però va bene, controlla, controllo, vieni Cico. Te. Allora, vieni anche tu. Entro. Ti metti lì nell'angolo. Ok, ma guarda, puoi anche stare girato, tanto da qui credo che il riflesso dello specchio, vedi? Ah! Oddio! Cosa succede? Vicino? No. Allora, vedo tutto buio, va tutto bene però. Vedo abbastanza buio, ma ti vedo. Praticamente, da qui lo specchio era completamente nero. Cioè, il riflesso mio sullo specchio non c'era.
perché sono abbastanza lontano. Tu, Anna, dalla sopra ci vedi? Io non ti vedo più perché è parecchio buio. Vedo appena lo specchio, però te ti vedo. Ok, perfetto. Allora, io provo ad avvicinarmi un pochino. Sono, credo, davanti allo specchio. Non sto vedendo ancora lo specchio. Intravedo leggerissimamente, ma proprio leggermente, lo specchio. Ma ancora non riesco a vedermi il riflesso. Cioè, forse vagamente. E non so cosa fare, perché se mi avvicino di più, sicuramente mi vedrò il riflesso. Quindi, secondo me, ragazzi, conviene che io non mi avvicini di più. Ma guardati, guardati. Mi devo guardare? Mi avvicino? Sì, in teoria è quello che dovremmo provare, no? Lo so, ma porca miseria, mi sembra. Com'è che siete così coraggiosi oggi? Cioè, mi sembra un po' azzardato buttarsi così sopra lo specchio. Vabbè, ci provo, vado vicino. Vai. Va bene. Eccomi, eccomi, mi vedo. Allora, allo specchio ci sono io con la maschera dell'intruso. Io non so se il fatto che io abbia addosso la maschera dell'intruso in qualche modo possa cambiare l'effetto. Vedo anche possibile. Te, Cico, vedo anche te perché tu sei dietro di me. Raga, dietro di cosa me c'è, cosa c'è? Cosa c'è? È nato un occhio dietro di me, un occhio di quelli l'iPod. L'iPod è proprio oddio, ma preso. Ti aiuto se vuoi. No, no, ti no, aiuto. No, 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 fermo. Non fare nulla, non fare niente di niente, ok? Non fare nulla. Allora, io lo posso togliere questo. Basta che l'ho rimosso con la telekill. Ce n'è un altro. Come un altro? Ma scusa, un altro, ma hai detto che l'hai rimosso? Non era morto. Sì, ma ce n'è nato subito un altro, raga, non lo so perché mi ha catturato la visuale. Non, neanche lo stavo guardando, maledizione. Uccidilo di nuovo, uccidilo. Non serve perché guarda, se io lo ammazzo ne nasce subito, istantaneamente ne nasce un altro. Ma com'è possibile? Tu li rimuovi, non dovrebbero rigenerarsi. Non lo so. E poi mi catturano la visuale anche se io sono completamente a 180 gradi che guardo da un'altra parte, porca miseria, non c'è verso. Continua a ucciderlo, continua. A che serve ucciderli? Cioè, aspetta, fermi, ragioniamo. Cico, non dobbiamo comportarci come dei maiali. Siamo qui come scienziati e dobbiamo ragionare le cose che succedono. Secondo me quello che sta succedendo è che lo specchio non vuole che io lo guardi. Probabilmente dici? Sì, perché io non ho stabilito una connessione. Ti ricordi? Per via della maschera! Può essere, o può essere anche soltanto e semplicemente per il fatto che io lo specchio non l'ho toccato. Uccido di nuovo il cavolo di iPod. E per ora sembrerebbe che non ne stanno spawnando altri. Quindi io provo ad andare più vicino allo specchio e a toccarlo, ok? Prova. Dall'altra parte dello specchio non c'è niente. Cioè come se fosse appoggiato su un gradino. No ragazzi, mi sa che non ho fatto una casa. Cosa hai fatto? Cosa c'è? C'ho l'effetto decay, decadimento infinito. Oltre ovviamente a cecità 2 che cosa c'avevo faceva da prima. Quello? È paranoia. Non mi ricordo. Beh, decadimento significa distruzione del corpo. Cioè come se tu immagina magari allora. Un pezzo di carne lasciato al sole e si marcisce, no? Si ammuffisce. Quello vuol dire quindi decadimento. Quindi stai iniziando ad attuare già le mutazioni. Potrebbe essere esattamente quello che sta succedendo. Potrebbe essere. Però mi è sembrato di sentire un rumore, raga. E io non vedo niente. Che genere di rumore? Non lo so, Cico, ascolta. Riesci a camminare? Io ti vedo il riflesso. Ti vedo che sbatti giro, sulla porta. No. Fermo. Allora, devi camminare verso la tua destra. Ok, tua destra. Ok, così. Ok, no, perché allo specchio è tutto riflesso. Devi camminare verso la tua sinistra, Cico. Ok. Sì, io sento decisamente dei rumori. Io da qua su non vedo niente. Ok, perfetto, Cico. Adesso tu sei dietro lo specchio. No, non è vero, sei dietro di me. Adesso ascoltami, fermo. Fermo. Devi camminare all'indietro, ok? Però non ti girare, cammina dietro ancora. Per quanto? Leggermente a destra, ok? Perfetto, continua ad andare dietro, vai ancora un po'. Ancora un po', ok, perfetto. Adesso sei dietro lo specchio, quindi non c'è il rischio che tu lo veda. Io intanto c'ho anche Mining Fatigue, Weakness e basta. Cioè, c'è la qualcosa... situazione è peggiorata tantissimo. Sta succedendo qualcosa di brutto. Io non so se è la maschera dell'intruso, la possessive mask che è diventata così. Non possiamo saperlo. Oppure se è lo specchio. Ascoltami, tu che sei là dietro adesso, devi guardarti intorno perché io continuo a sentire dei rumori e non c'è capisco. Niente qui, non c'è niente. Ok, indossa il visore. Oddio, c'è un iPod. Cico. Non ho il visore. Okay. Ce l'ho io da sopra, provo io. Prova Anna da sopra che riesce a vedere bene. Io davanti a me c'ho l'altro. Mamma mia! Partito. Sì, sono sicuro. Cosa c'è, Anna? C'è un killer del sonno. Uno solo? Ne ho visto uno solo per il momento. Aspetta, forse vedo qualcos'altro. È che sono troppo in alto e non vedo bene la cella. Descrivi dov'è. Ok, lo deve uccidere Cico. Di fianco al Lion. No, allora non toccare nulla. Non toccare nulla, non toccare niente. Ok. Allora, io uccido l'altro iPod. Ok, finché li togliamo di mezzo con l'attacco secondario della telekill non esplodono. Se non esplodono non diffondono la loro schifezza. Volete che vengo giù a portarvi i visori notturni? Qui ce ne sono altri. Io sto provando anche a toccare lo specchio. Oddio, l'ho rotto. L'avevo rotto, raga. Come l'avevi rotto? Come l'avevi rotto? Non è che l'ho rotto, lo avevo raccolto, ma non l'ho rotto. L'ho solo raccolto. Ho provato a darci un pugno, me lo sono trovato in mano. Qui fianco a me. Cosa? Fermo. Allora, aspetta. Calmiamoci, io c'ho la disorganizzazione dell'inventario per un minuto e mezzo. Ok, mi si è tolta.
Allora aspettate, fermi. Allora Cicco, facciamo così. Io uccido il killer del sonno. Mi devi indicare dove è. È qui a fianco a me, non so dove. Aspetta, io ce l'ho il visore. Non posso mettere il visore, porca miseria. Certo, c'ho la maschera. È attaccato qui. È vero. Davanti a me. Ok, vai, fermo. Uccidilo. Ok, l'ho ucciso, sì, l'ho ucciso. Ho visto delle particelle strane quando l'ho ucciso. Sì, era morto. Ok, perfetto. Adesso torniamo a concentrarci, per favore, sullo specchio. Tu, Cicco, rimani dietro lo specchio. Io sono davanti. Guardo, tranquillo. Adesso io ho toccato lo specchio, quindi sono vicino, mi sto riflettendo e l'ho toccato. Sono passate anche diversi minuti. E l'hai anche rotto. Non l'ho rotto, l'ho raccolto. Non l'ho rotto, ti assicuro che non l'ho rotto. Ok, okay. Ho sbagliato a dire, non l'ho rotto, ok? L'ho solo raccolto, non fatemi venire più ansia. L'ho raccolto, ho visto che era uno specchio e l'ho rimesso a posto. Adesso, se le cose funzionano come c'è scritto sul fascicolo, dovrebbe prendere piano piano, dovrebbe cambiarmi in qualche modo. Esatto. Raga, non vedo più niente, non vedo niente di come niente. Come non vedi niente? Niente. Oddio, c'è un iPod di... basta, ma cosa c'è qui? Aiuto, Cicco, dobbiamo andarci. Ma hai bisogno di una mano? Vuoi che scendo anch'io? No, allora ascoltatemi. Io sto per guardare nel muro. Io ho cecità più alta di prima, non vedo niente. Ascoltatemi bene, adesso andiamocene via. Se doveva Lion succedere... Lion, tu hai almeno due killer del sonno vicino. Davvero? Almeno due. Ok, Cicco, allontanati da me, io attacco a caso, eh. Uno sta vicino a Cicco adesso. Uno l'ho ucciso, Anna, ne ho uno vicino io? No. Non riesco a vedere, non mi sembra. Oddio, ce n'è un altro però nella stanza, ce n'è giusto? Uno tra te e Cicco attaccato alla parete dove è attaccato anche Cicco. Raga, io non vedo niente, io non vedo niente, dobbiamo uscire. Vengo ad aprire la porta. Sì, ma aspetta, cerchiamo di non far uscire il killer del sonno, Cicco, per favore, non facciamolo uscire, cerca di capire dov'è. Come faccio a capirlo? È impossibile. Senti, ci devi riuscire, non possiamo farlo uscire. Non possiamo farlo uscire. Raga, io ho gli effetti del killer del sonno. C'ho la sfortuna. Bad luck. Esci. Dovete uscire. Non riesco a uscire. Non so dove è l'uscita. Aiuto, Anna, dove devo andare? Dimmi. Vai alla tua destra. Alla tua destra. Così? Vado bene? Sì, facendoti indietro. Ok, e dove devo andare? Così no, a destra. No. Così stai andando avanti. Oddio, io vedo. Ho visto Cicco, aiutami a uscire. Sì, Cicco. Ok, vai. Okay, mi vedi? Continua a strusciare contro la parete. Okay. Ci vai piano. Vai piano. Ecco, siamo arrivati. Ok. Ok, portami. Ok, perfetto. Vai. Bravi, siete fuori. Anche io sono fuori? Sì, sei fuori. Ok, sei fuori. Io non vedo ancora niente di niente. Per controllare ancora. Che non ci siano. Io non vedo niente, c'ho una marea di effetti addosso. C'ho di tutto. C'ho proprio di tutto addosso. Quindi, ok, aspetta. Cosa vuol dire come sono? Guardati. Lion, che ti è successo? Oddio, allora ha funzionato. Oh mio Dio. Sì, però gli effetti stanno passando. Mi rimangono solo le cose del killer del sonno. C'ho tutta la pelle verde. C'ho un sacco di... Che schifo. C'ho un sacco di macchie rosse. Pieno di sangue. Purtroppo non possiamo vedere com'è la faccia, perché la faccia è rimasta dietro la maschera per tutto il tempo e ancora lo è. Quindi io non riesco a vedere se la faccia è cambiata. Cicco, riesci a vedermi dal lato? E come faccio? Impossibile. Non lo so, ma fa schifo. Guarda, cioè, sembra veramente in decomposizione. Sì, esatto. La faccia uguale, in decomposizione anche quella. La vedo se stai vicino. Riesci a vedere? Che schifo. Vorrei vederla io stesso. Aspetta, vediamo se... Oddio, per un attimo. Mi sembra che per un attimo ho visto qualcosa. Riesco a vedere, sì, il colore. È gialla e verdognola come il resto del corpo. Ok, va bene, non va bene per niente. No, io non spero va bene che... per niente. Sì, ma senti, se noi proviamo le cose, poi non possiamo stupirci se poi succede qualcosa di male. Volevamo provare, volevamo vedere se succedeva. Beh, è successo. Io spero che passa. Tanto alla fine, guardate ragazzi, se muoio, forse va a finire solo per il meglio per tutti. Infatti, perché si toglie anche la maschera. Sperando che si tolga anche la maschera. Non lo sappiamo, ma io lo spero con tutto il cuore. Andiamocene via, va bene? Lo specchio non lo voglio. È stata una cosa schifosa. Cioè io però sapete la cosa strana qual è? Dallo specchio, siccome la risoluzione dello specchio era bassa, io non riuscivo a vedere, non riuscivo a capire se ero così oppure se ero normale. Anche da prima dici? Però tu mi hai visto prima. Sì, mi infatti, hai guardato non e non così, ero così. Non eri così, no. Quindi no, praticamente no, assolutamente. Mi sono trasformato quando ho smesso di riflettermi sullo specchio. Ok? Cioè io prima mi stavo guardando allo specchio e mentre mi guardavo allo specchio non ero così. Appena sono uscito lo specchio mi ha come punito per aver smesso di guardarlo. E vi informo che qua la situazione sta andando e peggiorando. Tu, Anna, dici che non ci sono dei killer del sonno, giusto? Ho controllato più volte, ma non ci sono. Però io ho una caterva di cose negative. Anch'io, aumentando tutto. Sfortuna, lentezza, fatica del minatore, debolezza, fame, nausea, di tutto. E questa è tutta roba che proviene dal killer del sonno. Forse ci siamo stati troppo tempo. Secondo me l'obiettivo dello specchio era farmi addormentare davanti a se stesso, capito? Perché il risultato del killer del sonno è farti addormentare. Voleva trattenermi all'infinito lì davanti per farmi specchiare per sempre.
Ascoltate, non facciamo... posso neanche scavare. No, 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 ce ne andiamo da qui e risaliamo la cascata di acqua. Ci vorrà un po' di tempo, però è l'unico modo per andarcene. Dobbiamo allontanarci. Il problema è che dobbiamo fare il più in fretta possibile, perché se ci addormentiamo all'esterno siamo veramente morti. Esatto, sì, però guardate, la cascata d'acqua si risale velocemente. L'unico problema, cercate di riprendere aria stando un po' sul bordo, ok? Perché qua è lunga, è lunga. E attenti a non cadere, perché altrimenti non ne risaliamo più. Gli effetti stanno continuando a rinnovarsi, quindi è come se noi fossimo seguiti dal killer del sonno, va bene? No, ma io ho controllato e non c'è. Ti credo che non c'è, ti credo, ok, ti credo. Qua potete prendere un'altra volta respiro e poi ricominciare a salire. Ok. E ci siamo quasi, vicina, è vicina. Metto un'altra bolla d'aria qua e ci siamo quasi. Come ci liberiamo di questo effetto? Secondo devi me devi morire, secondo me. Allora, io vorrei provare una cosa. Non è tanto perché non voglio morire. Alla fine posso anche, sono morto un sacco di volte. Però quello che vorrei vedere è qual è l'effetto finale di questa maschera. Cioè io adesso sono, a parte questa pelle schifosa che è colpa dello specchio, ma a parte quello, la maschera si è trasformata in quella nella faccia dell'intruso. Io vorrei vedere che cosa succede alla fine, capite? Per sperimentazione, per curiosità. Chi ti dice che ci sia effettivamente una fine? C'è, secondo me c'è. Cioè, voglio capire qual è il vero perché non l'abbiamo capito. Questa maschera Apollyon, secondo me, può fare qualcosa di più. E secondo me una delle cose in più che può fare è trasformarsi, appunto, come ha fatto adesso. Nelle cose che guarda, dici? Forse. E se diventasse qualcos'altro? E se diventasse, che ne so, magari la faccia dello Shy Guy se io lo guardo? Ci ho pensato anch'io. Io vorrei provare delle cose prima di liberarcene, anche perché se io poi muoio non la posso, cioè ovviamente non andrò a rimettermela volontariamente addosso, sarebbe una cosa folle, stupida. Quindi prima di morire facciamo delle prove, tanto finché io non sono pericoloso per voi, possiamo continuare.